Buonasera, buonasera. Dici perché stai con gli occhiali? È perché ti devo leggere degli stati. Senti, allora niente, sono tornato tutto a posto, adesso ho sistemato qualche altra fesseria e niente, praticamente. Adesso ti faccio un video come il nostro consueto appuntamento. E poi me ne vado a mangiare che sono stanco. Comunque, devi dire al fisioterapista Bitontino che noi abbiamo delle conoscenze e credo importanti su Bitonto. Fagli i nomi. Ci stanno due avvocati che sono due clienti miei, ma proprio di vecchia data, proprio amici. Uno si chiama avvocato Nicola Bonasia e l'altro si chiama avvocato Alfonso Amorese. Chi li conosce? Brava gente, cuore, brava gente. Chi sicuramente li conoscerà perché sono rinomati come avvocati. Quindi mi raccomando che noi abbiamo queste amicizie. Vabbè, poi ce ne abbiamo tante ancora. Però diciamo, questi sono due nomi di spicco. Che sicuramente lui conoscerà, insomma, fa essere pure che qualcuno di loro è pure amico. Va bene? No, sono contento che stia al cuore. Lo so. Sì, oggi il don non si è fatto sentire proprio. E infatti, a un certo punto, mentre stavo tornando da Corato, ho chiamato l'Anto. Ho detto: scusa, ma il don tu hai avuto squilli, hai avuto qualcosa? Fa no, non ho avuto niente. Beh, insomma, dopo 10 minuti mi ha squillato. Ho cercato di aprire il telefono, però chiudeva, evidentemente non poteva ascoltare. Comunque, quando mi chiamo gli racconterò la storia. La storia, insomma. No, ma perché lo dobbiamo portare a conoscenza, glielo dobbiamo dire. Perché lui crede che tu abbia fatto, che ne so, dei capricci, vabbè. Però lui certe cose ovviamente non le può sapere perché non gliele dicono, hai capito cuore? Vabbè, gliele dico io. Senti, a prescindere dopo, dopodiché accantoniamo con la storia vecchia, assolutamente. Vediamo che stato carino che c'è. Ah, a proposito, come si mangia? Cosa hai mangiato? Non mi hai fatto sapere niente. Oh, si mangia bene, non si mangia bene. Vabbè, sicuramente non, la cucina forse non sarà il massimo perché ci sono tanti pazienti lì. Vabbè, fammi sapere qua. Ma lo vedi, non ho, devo vedere un altro documento che non ho visto. Vabbè, mo, quando chiudo lo vedo. Allora, vediamo se c'è qualcosa di bello. Vediamo, questo lo diceva Edoardo De Filippo. Io ti dico che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che è venuto il momento di fare marcia indietro e lo fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume le responsabilità, paga le conseguenze e non cerca scuse, quando amministra e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio, quanto la sua paura. Questo è di Gandhi. La terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di poche persone. Vediamo la ciccia. Madò quanto è lungo. Questo è di Buddha. Questo l'ha scritto la ciccia. Si racconta la storia di due cani che in momenti diversi entrarono nella stessa stanza. Uno ne uscì scodinzolando, l'altro ne uscì ringhiando. Una donna li vide e incuriosita entrò nella stanza per
per scoprire cosa rendesse uno felice e l'altro così infuriato. Con grande sorpresa scoprì che la stanza era piena di specchi. Il cane felice aveva trovato 100 cani felici che lo guardavano, mentre il cane arrabbiato aveva visto solo cani arrabbiati che gli abbaiavano contro. In pratica dice, quello che vediamo nel mondo intorno a noi è un riflesso di ciò che siamo. Tutto ciò che siamo è un riflesso di quello che abbiamo pensato. La mente è tutto. Diventiamo quello che pensiamo. Di quante cose ci si accorge troppo tardi? Parole oramai dette, cose non fatte, persone poco amate, tardi. Allora, cuore, ho risposto a un altro messaggio. E vabbè, sempre lavorativo ovviamente. Eh sì, perché WhatsApp lo uso parecchio nel lavoro. È comodo, messaggi, ricambi e quant'altro. Va bene, cuore? Allora, mi raccomando, stati tranquillo, oramai sei sereno, già ti vedo, bello, sorridente, tranquillo. Vabbè, se ti va, mandami una foto col sorriso. Se ti va. Che vuoi da tanto che non la mandi. Se ti va. Dai. E poi ci aggiorniamo dopo per la buonanotte. Va bene? Aspetto questa foto che quando la vedo proprio. Va. Va bene? Sempre completa, non mi inizierà a mandare i pezzi. Va bene, cuore? Beh, ci sentiamo dopo. Beh, ciao, cuore. Un bacio, un cuore e un abbraccio. E un abbraccio. Ciao, cuore mio, dopo. Ciao. No, sono contento che stai qua, contentissimo, contentissimo. Ciao.